tutti gli avanzi dei video di cibo ti hanno mangiati lui. Ma schifo. Tutti mozzicati, già sbavati. Primo making of, come si chiamerà questa rubrica? Making of. Making off, perché? Perché vi racconteremo il dietro le quinte di ogni singola puntata che voi vedrete sul nostro canale, di ogni singolo lavoro, di ogni singola serie, presente, futura e passata. Passata no, perché questa è effettivamente la prima, quindi... Bravo, non l'avrei saputo dire di me. Che cosa ci portiamo noi per 3 giorni di lavoro, ma soprattutto per questo progetto? La camera, bella kittata, le luci, poi ci sono altre luci un po' nascoste quella, la seconda camera, batterie, schede, obiettivi, cose eccetera. Velocemente abbiamo già una lista di tutta l'attrezzatura. Ogni fine giornata di produzione ricontrollata l'attrezzatura. E la qualità è data da un Oppo Find X3 Pro. Tutto il vlog di sarà... questo vlog. Sì, tutto questo vlog sarà registrato con l'Oppo Find X3 Pro. Non abbiamo uno specchio per riprendere l'Oppo sì. Find. Ah, sì! Nel bagno, come i veri TikToker. Questo è il cesso. Dai! Stefano mi diceva coprilo. No. Cabrilo, vabbè. È fermo. Okay. Tutto il vlog sarà registrato con l'Oppo Find X3 Pro. Partiamo, dai. Dal fresco aquilano al caldo romano è un attimo, poi qua bisogna vedere chi piace cosa. Ad ogni modo siamo quasi da Franchino il criminale, casa sua. Mancano 10 minuti dal navigatore. E cosa vi abbiamo detto ieri? Di preparare tutto prima di partire. Ma qualcosa andrà sempre storto o non come avevate programmato. Per esempio, noi che abbiamo dimenticato le liberatorie a casa, quindi dovremmo andare a stampare quello che vedi. Boom. Salto temporale. Ultimo giorno di riprese. Praticamente siamo spariti. Non ho vloggato nulla in sti giorni. Ma perché, ragazzi, appena siamo arrivati siamo stati sommersi da lavoro. E quindi subito siamo andati da Franchino, che poi siamo andati da un altro suo youtuber amico, Pratt, che abbiamo conosciuto e li abbiamo seguiti mentre lavoravano. Poi c'è stata anche Giulia. Insomma, 3 giorni, oggi il terzo. Pieni. Stiamo adottando questo stile di vlog per 2 semplici motivi. Uno, io faccio vlog dal 2018 e quindi mi viene abbastanza naturale. Poi abbiamo montato anche tanti vlog per youtuber. E 2, perché effettivamente è la maniera più facile per riprendere. Nonostante sia quella più facile, in questi 2 giorni non sono riuscito a riprendere nulla. Questo making of deve andarvi a raccontare il dietro le quinte del nostro lavoro. Perché vi stava a dire, tanti nostri colleghi ci chiedono: oh, ma figo, ma come fate così? Ora, essendo che è la prima puntata, noi non sapevamo manco a cosa dare il focus a questo making of. Cosa vi interessa di più, l'attrezzatura che usiamo o il materiale che scarichiamo? Anzi, vi faccio partire una clip a riguardo. Io sto facendo lo scarico e il backup. Sono da sempre, l'ha detto, lo scarico e il backup del materiale, perché sono cagacazzi, paranoico e complessato, quindi per me il backup fino a che non si fa io non ragiono. No, per fortuna manca poco. Come mettiamo giù la storia, come contattiamo i personaggi delle storie che andremo a raccontare, come in questo caso quella di Franchino, che c'è? Però non dimenticate che qua si fa il documentario, tutto qui. Bravo! Stavo dicendo, quindi, cos'è che preferite vedere? La parte di pre-produzione, Manuel è coperto da un palo. La parte di come organizziamo l'attrezzatura? O i problemi che andiamo a riscontrare, o tutto quanto, o come mettiamo giù la storia, quindi più la parte autoriale. Ripeto, ci sono tanti aspetti di cui potremmo parlare per quanto riguarda i making of delle puntate di Black Orange Series. Signori, ah no, quello è l'arconte. Ecco. Abbiamo appena finito le riprese. Franchino finalmente si libererà di noi. Muoio di meno a tutti e due. Com'è stato stare con noi per 2 giorni e mezzo? Irritante. Evviva, sono riuscito nel mio scopo. Ah. Non ho detto grazie a Franchino, che comunque ci ha ospitati alla fine, cioè ci ha 2 giorni fatto e entrare mezzo a casa loro sua, che manco ci conosce. Il suo sguardo dice tutto. No, a parte... No, aspetta, di come ti chiami d'ora in poi? Cassonetto? Cassonetto dalla spazzatura ho soprannominato.
tutti gli avanzi dei video di cibo ti hai mangiati lui. Ma schifo. Tutti mozzicati, già sbavati. Ok, ieri siamo tornati all'Aquila da Roma. Abbiamo appena finito di fare il check di tutta l'attrezzatura. Ed ecco qua la prima voce in rosso. Abbiamo perso barra dimenticato una cosa. Per fortuna è una cosa dal valore di 2 euro. Parliamo dell'adattatore a tre vie per... Asciugo. Sì, tipo l'asciugo per la corrente. Ed ecco quindi che, come dicevo, effettivamente gli imprevisti ci sono. Si rompe qualcosa, dimentichi qualcosa. Ecco perché è bene pianificare e segnare ogni cosa sui fogli. Inizia la parte di post-produzione. Il problema qual è? Che io ho preso il Covid. E quindi questo è un grosso problema a livello di lavoro fra me e Manuel. Io sono chiuso in camera mia. Allora, finché io stavo a morire con il Covid, Manuel ha iniziato a catalogare tutte le riprese che abbiamo fatto per iniziare a buttare la base per il trailer e successivamente per il film. Fatta la base per il trailer, l'ha dovuta passare a me per poi farci tutto l'aspetto grafico. Le maschere sulle bande nere per fare questo effetto tridimensionale, come se gli oggetti o le persone uscissero dalla scena, e poi scritte col tracking 3D. Questo è l'aspetto grafico che volevamo utilizzare per questa prima miniserie di 3 puntate, perché si sposa perfettamente con i documentari che stiamo girando. Quale può essere il titolo? Vabbè, questo ve lo faccio spiegare da Manuel. Abanatura del Supplima. Perché questo nome? In realtà perché? Perché Franchino nomina più volte durante il documentario la parola supplì. Il supplì è nazional popolare, la cosa che tu trovi ovunque a Roma. E Franchino, come si definisce lui, il personaggio di Franchino, è nazional popolare. Quindi è ovvio che il rimando funziona. Adesso vi faccio vedere, questo è il progetto di Photoshop che ho utilizzato per andare a creare l'aspetto grafico che volevamo utilizzare non solo per la copertina, ma che poi abbiamo utilizzato anche per i titoli di coda. Volevo dare un aspetto un po' criminale, sì, ma da fumetto, diciamo stile Tex o Diabolic, ma Tex penso che sia quello più esatto. Quindi facendo diverse prove, qua vedete tutte le prove che ho fatto per poi arrivare a questo risultato, che era proprio quello che volevo. Abbiamo scelto il frame preciso, questo che state vedendo è il processo di diverse prove per arrivare poi al risultato finale. Manuel appunto si dedica alla parte autoriale, diciamo come art director, quindi a livello di montaggio, di storytelling, è lui che se ne occupa. Quindi ha fatto tutto il montaggio, ma non farlo io, ve lo faccio raccontare direttamente da lui, no? Allora, qua ci sono alcune pagine che voglio farvi vedere, che appunto io segnavo, scene quotidiane, lui che cammina, pensa, bla bla bla, tutte ste cose, Pratt, Giulia, Cigalone, Folla, insomma, stavo sistemando un po' il trailer. Poi qua abbiamo di nuovo una struttura veloce che mi sono fatto, giusto per capire le macroscene, e poi, non contento, ho fatto una struttura molto più dettagliata, quindi intro, intervista, scena, intervista, scena, e ho un po' segnato quello che doveva essere il film. Quindi vi ho fatto vedere che tutto il film va pensato tantissimo, va scritto, va organizzato con gli schemini, e poi dopo va messo sulla timeline. Quindi comunque c'è un altro lavoro di pseudo montaggio dopo che fai quello nella tua testa e con le cose cartacee, quindi è praticamente passibile di modifica fino all'ultimo. Non è un lavoro approssimativo, questo è molto molto pensato. Ecco perché io sono un grande fan del pensiero: prima cercate di capire cosa dovete fare, poi girate, e quando girate con lucidità pensate già al montaggio, il famoso montaggio in camera, se potete. È difficile un documentario, certo, ma vi dà una grossa spinta. Mi ha portato l'hard disk di lavoro che tenevo allo studio con il progetto di Premiere, e quindi io ho dovuto iniziare a creare tutte le maschere. Questa è la maschera che mi ha portato via più tempo. Sono circa 12 secondi. E 12 secondi per un video a 25 frame al secondo, parliamo di 300 frame. Significa che ogni singolo frame, vi zoomo qua, tutti questi puntini sono chiavi d'animazione direttamente della maschera che io sono andato a lavorare frame by frame. Ci sono veramente tante tante ore di lavoro per fare questo effetto di lui che esce
fuori dalle bande. Ho utilizzato due modi per poter fare queste maschere. Il primo è quello che vi ho mostrato ora, il secondo in effetti è quello su After Effects tramite rotoscoping. Questa qui l'ho editata direttamente su After Effects, quindi in quei video dove per esempio questo qua il soggetto è molto ben staccato dallo sfondo, mi è stato facile utilizzare la tecnica del rotoscoping. Quindi concludiamo il video del making of sulla storia di Franchino con il video che inizia il making of della storia di... Ah, hai spoilerato! Mamma, questo è il making of. Già. Di chi? Ah, io non sto capendo niente perché lo fanno lui, quindi va bene. Conclusioni! Queste sono le conclusioni del film di Franchino, del backstage. Tutti, sì, sì. Ah, grazie a tutti. Porca per miseria. Averci sopportato. Ammazza, 55.000, 56, quanti cavolo siamo? È andato benissimo, troppo contenti e wow. Volevamo dirvi, già che di seguirci anche dove? Su Spotify. È preparato, Spotify, Su Spotify stiamo facendo anche... lì, i podcast dai film, quindi fighissimo. Vabbè, diciamo su chi è la nuova storia. Tutte seguiteci. Le storie saranno in podcast sì. Su Spotify, Apple, Google e Amazon Music. Boh, sì. L'ho detto, diciamo, farlo. Bravo. E seguiteci anche su Instagram e TikTok. Esatto, noi facciamo schifo come vlogger, quindi si è capito fondamentalmente. Però voglio dirvi una cosa. Ciao!